Fischietto in bocca per il direttore di gara, perché tra poco ci divertiamo, anzi ci divertiamo ora, perché è iniziata Ischia Romana. Però vedi, l'assenza di un Giacomarro ti fa optare anche per altre soluzioni. E intanto rischio, Baldassi a porta vuota, salvataggio sul palo lontano. Trofa, spunticcia nello stretto, ancora Trofa, che apre tutto per Quirino, che si inserisce e poi cerca il mancino. Traiettoria verso il centro, deviazione e rete di capitano Trofa, che sblocca la partita dopo 23 minuti, ci pensa il capitano, che apre da Filippo Florio, che per un attimo pensa alla conclusione, poi va morbido da Talabo, contatto, che però si fa rubare il pallone da Spano, attenzione perché c'è Calì che non controlla e arriva il controtraversone murato da Pastore. Romana Antolini però intanto Buono verso Talamo, che ha provato una sponda ancora verso Luigi Buono, salvataggio. Ticcia che non riesce ad inventare, ancora Luigi Buono che punta, vuole l'esterno, lo trova, cross basso, altra chiusura in calcio d'angolo, ancora Baldassi da dove si è inventato il gol del vantaggio, altro cross nel cuore, Pastore, 2-0, è la mattonella dell'Ischia, questa volta non c'è Trofa ma c'è Gabriele Pastore che corre sotto il suo pubblico. Vantaggio, un altro salvataggio provvidenziale perché Talamo era praticamente tanto da solo. Trofa in porta, la risposta di Antolini. E questo è il terzo calcio d'angolo intanto. Vediamo che inventa il 10, altra traiettoria, altro colpo di testa questa volta però sul fondo. Entrare con le finte, poi vuole basso Baldassi che si muove, voleva nuovamente Talamo chiuso, poi Quirino che trova Antolini in questo secondo tempo che riparte. In questo momento Ischia Romana, cremo di capire ora durante la seconda frazione di gioco chi è entrato, Baldassi! Già recuperato. Intanto. Recupero fondamentale di Chiariello, Talamo servito da Baldassi, ritorna dal 10 in porta! Verso la porta di Vivace, arriva il cross, pallone allontanato per una conclusione al volo. E Baldassi che si prende il pallone, vuole il sinistro, una deviazione, forse un tocco di mano, comunque ancora Baldassi, altro contrasto, c'è simulazione molto probabilmente perché infatti l'arbitro estrae il cartellino giallo per Valerio Baldassi, si libera, poi Baldassi 1-2 nello stretto, Talamo, Trofa, Florio che avanza, può pensare anche alla conclusione, la effettua. Poi il traversone sul secondo palo per il tocco per Fiore. Quindi probabilmente proprio su questo rilancio di Vivace arriverà il triplice fischio dell'arbitro. Una vittoria importantissima. Vediamo. Infatti fischietto in bocca e arriva uno, arriva due e arriva tre. Il direttore di gara dice che può bastare così. L'Ischia batte 2-0 la Romana.